Il team vincitore dell'edizione 2022 Startup Weekend Rimini è... molto, soprattutto anche a dialogare con i miei compagni, ragazzi che in realtà non conoscevo, e è stato molto bello, molto interessante, soprattutto anche condividere le mie idee, ma anche ascoltare le loro. Cercate in queste tre giornate di dare il meglio, ripeto, di voi stessi, venite fuori. Alternative fornisce un'alternativa. Il più grande problema di questa società, di questo mondo, è l'ambiente. E solamente 2 studenti su 5 hanno un interesse nell'arte. A un'agricoltura sostenibile, a un allevamento sostenibile. Un evento che penso sia stato l'unico che è stato realmente importante o comunque istruttivo. Mi sono divertito molto, ho imparato che non mi devo arrendere mai, che le idee migliori vengono sempre all'ultimo. Bisogna collaborare per far uscire qualcosa di buono. Spiegare bene questa iniziativa non è facile, però viverla poi è un'esperienza unica, giusto? Io mi sono emozionato quando sento strabiliante, quando sento queste cose dire da voi, quindi bravi ragazzi, bravissimi. Grazie alla struttura, alla professionalità, all'idea, alla forma, credo, vedo nei vostri occhi la soddisfazione. È stato un buon metodo per applicare un po' quello che studiamo e capire che non è solo teoria. Ho avuto la fortuna che il mio professore è riuscito a dirmelo e ho imparato a lavorare in team e con persone che non conosco. Anche se comunque difficile, perché era cosa che non avevamo mai fatto noi a scuola. Mi piacerebbe anche un punto d'incontro approfondire con voi da subito. Conferma che questa attività sicuramente è ottima per motivare i ragazzi in un contesto extrascolastico. Sono ragazzi tutti molto bravi che si impegnano, a scuola ogni tanto si perdono, mentre qui sono stati particolarmente concentrati. Il team vincitore dell'edizione 2022 Startup Weekend Rimini è... Aspettiamo il prossimo anno come mentor, per noi è importante, ok? Bravissimi tutti! Bravi tutti!